Ciao ragazzi e benvenuti! Oggi parliamo di social e batteria, social e musica, social e musicisti in generale. Sembrano tutti uguali questi social, però oggi voglio darvi alcuni spunti e spiegarvi, secondo me, qual è la funzione migliore, qual è la funzione specifica per un social e per cosa può aiutarci un tipo di social anziché un altro. Quindi oggi vi parlo di YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. Spotify non è un vero e proprio social, però comunque secondo me per i musicisti è talmente importante che non si può non parlarne. E soprattutto non vi parlo tanto del fatto di postare, come postare, cosa postare, in che momento, perché se lo posto a quell'orario funziona di più, se lo posto... no. Ma io voglio parlare dell'altro aspetto, nel senso cosa dobbiamo cercare su un certo social, come lo dobbiamo utilizzare, come possiamo fare a crescere musicalmente, culturalmente, batteristicamente grazie ai social, perché i social danno talmente tanto, ecco, voglio fare questa premessa, perché i social in generale adesso come adesso danno talmente tante informazioni diverse da persone diverse, che è difficile, perché abbiamo talmente tanta roba da guardare che continuiamo a ascoltare sempre musiche diverse senza mai soffermarci su una cosa, continuiamo a guardare video, magari guardiamo un minuto di un video poi cambiamo, un minuto di un altro video cambiamo, e questa roba qua è il primo consiglio che voglio darvi: quando guardate una cosa, quando sentite un certo tipo di musica, cercate di soffermarvi di più su quello che sentite, su quello che guardate, perché se no guardiamo, sentiamo, ma in realtà nella testa non ci rimane niente. Comunque, cominciamo da YouTube. YouTube probabilmente a livello mondiale è la piattaforma per i video più famosa, quella più funzionale. Ma perché? Perché sembra una cavolata, ma YouTube è forse l'unica che ha la possibilità di cercare un video. Se noi pensiamo a Instagram, se noi pensiamo a Facebook, non abbiamo la possibilità di cercare un certo tipo di video. YouTube invece questa possibilità ce la dà. Quindi possiamo vedere un video che è uscito ieri, come riuscire a trovare un video che è uscito 10 anni fa. Bisogna utilizzarlo per imparare, cioè per quanto riguarda i tutorial, oppure magari per cercare qualcosa che vorrei comprarmelo ma voglio sentire come suona, voglio i pareri di qualcuno, che ne so, voglio comprarmi quella pelle, quindi vado a vedere un video di chi ha recensito quella pelle, oppure anche altre cose, ad esempio voglio sapere come fare insonorizzarmi la stanza, vado su YouTube, cerco insonorizzare una stanza e trovo sicuramente un sacco di video in italiano, in inglese, sottotitolati, non sottotitolati, c'è tantissima roba. O se volete mettere voi dei video, secondo me dovete mettere dei video dove spiegate, dove insegnate, segnate certe cose. Per queste cose qua secondo me YouTube è la piattaforma migliore. Passiamo a Instagram. Instagram è la piattaforma che soprattutto in questo momento sta avendo un boom pazzesco, perché Facebook sta scendendo un pochettino, Instagram sta salendo di brutto. Però noi batteristi potremmo pensare, sì, ma a noi delle foto che cosa ce ne facciamo delle foto su Instagram? Allora, ci sono due cose secondo me che sono una figata su Instagram, a parte le foto che comunque ci possono far capire qualcosa magari di alcuni prodotti, ma poi Instagram e secondo me i batteristi e i musicisti in generale stanno puntando molto sui video da un minuto di Instagram, perché su Instagram, non su Instagram TV, su Instagram normale si possono mettere dei video massimo di un minuto. Questa secondo me è una cosa da utilizzare, perché molti batteristi fanno video molto veloci in cui fanno vedere una cosa, un certo groove, un certo feel, lo fanno vedere veloce, lo fanno vedere lento, e tante volte mettono in sovraimpressione anche lo spartito, quindi trascrivono quello che stanno suonando. Questa è una roba molto bella perché ci può aiutare ad esempio per lo studio di un feel, per lo studio di un ritmo particolare, o per lo studio di un ritmo di un genere particolare. Oppure oltre a questo anche per lo sviluppo del suono, ci sono molti video di batteristi in cui fanno vedere suoni particolari che tirano fuori sempre acusticamente, ma con cose particolari, con cembalini, con piatti particolari, stacks messi uno sopra l'altro, quindi roba da prendere da Instagram ce n'è tanta. E soprattutto con le storie, che alla fine ha solo Instagram, ce l'hanno anche gli altri social, ma le storie funzionano solo su Instagram, possiamo andare a vedere veramente come sono i batteristi nella vita quotidiana, andare a capire come studiano, cosa studiano, che metodi prendono, come magari si preparano per un certo live, o anche come sono umanamente, perché noi i batteristi li vediamo sempre o in foto o nei video che fanno magari per i marchi o i video dove fanno i numeri, però in realtà umanamente loro che parlano non li vediamo quasi mai. Quindi sulle storie soprattutto di Instagram si vede anche questa cosa, perché magari è un problema mio, un tarlo mentale mio, però per me un batterista bravo, se anche umanamente, se anche come persona è una bella persona, per me diventa bravo il doppio. Quindi Instagram, stories e idee magari che possiamo prendere dai video con le trascrizioni, o idee di suoni nuovi. Facebook, allora su Facebook si può mettere tutto, su Facebook possiamo fare quello che vogliamo, ma il problema grosso di Facebook è che nel momento in cui noi mettiamo una foto, poi ne mettiamo un'altra, poi mettiamo un video eccetera
eccetera, le cose che abbiamo messo prima si perdono completamente, anche un po' su Instagram questa cosa, però se noi guardiamo sul feed, cioè sulla pagina principale di ognuno, almeno le ultime 10 cose le vediamo già lì bene in prima pagina. Su Facebook no, perché quando mettiamo 3 o 4 cose la quarta è già laggiù in fondo e quindi bisogna scorrere per andare a cercarla, e nessuno di noi lo fa. Quindi, dato che le cose solitamente vanno nel dimenticatoio molto in fretta su Facebook, la cosa da usare molto sono i gruppi. I gruppi di Facebook secondo me sono una figata pazzesca, perché raccolgono un sacco di persone insieme, che non per forza batteristi, ci sono gruppi di qualsiasi tipo. L'altro giorno non sapevo una cosa di Logic, il software per registrare, sono andato a chiedere una cosa sul gruppo di Logic, perché ogni cosa ha il suo gruppo. Questo ci può essere veramente molto molto utile, prima cosa per farsi conoscere e condividere le proprie esperienze, sia per comprare e vendere, perché poi comunque tramite i commenti possiamo mettere i feedback, possiamo chiedere alla gente che c'è all'interno del gruppo se ci può fidare, possiamo chiedere informazioni. Se chiedi un'informazione su una batteria, se chiedi un'informazione su un piatto, tra le migliaia di persone che ci sono nei gruppi, qualcuno ti risponderà praticamente di sicuro dicendo: guarda, lascia perdere, oppure compralo perché è una figata, oppure cercalo qui anziché cercarlo di là. Quindi secondo me, per i consigli, per i dubbi, per acquistare, vendere, eccetera eccetera eccetera, Facebook è una figata. I gruppi di Facebook sono molto fighi e non ci sono praticamente in nessun altro social gruppi come quelli di Facebook. Ultimo, Spotify. Allora, Spotify, come vi dicevo prima, non è un vero e proprio social, però per i musicisti Spotify è importante. Perché? Perché su Spotify c'è tutta la musica del mondo praticamente, a parte qualche artista che ha deciso di non pubblicare le proprie canzoni su Spotify, per il resto ci sono tutti. Però non vi voglio parlare tanto di Spotify, voglio solo dirvi una cosa: attenzione, perché come vi dicevo all'inizio del video, il problema soprattutto di Spotify più che altro è il fatto proprio di avere tutto. Cioè, se noi avessimo un CD a settimana, noi quel CD lo ascolteremmo tantissimo tutta la settimana e lo sapremo a memoria, quindi ci servirebbe tantissimo ascoltare quel CD. Con Spotify ascoltiamo 30 secondi di canzone, poi cambiamo, ascoltiamo l'altra un minuto, poi cambiamo. Quindi questa cosa ci serve a niente, perché non impariamo niente degli artisti, non impariamo niente del batterista, non impariamo niente della musica e via dicendo. Quindi cercate di selezionare magari un genere che vi piace, un artista che vi piace, cercatevi un album o due album e ascoltateli, ascoltateli, ve ne prendete magari uno o due a settimana e cercate di ascoltare quelli. Quindi basta, il video finisce qua, io vi saluto, spero di aver detto tutto, spero di non aver detto cavolate. Se non ho detto qualcosa o se ho detto troppe cavolate, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, se è stato utile, mettete un mi piace. Ovviamente, dato che abbiamo parlato di quello, se non siete iscritti ai miei social, fatelo qui sotto in descrizione, trovate tutti i link come al solito. Trovate anche il link che vi riporta al sito GasTube, dove c'è un piccolo articoletto che ho scritto apposta per questo video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!